Ehi, ciao, chi siete voi? Ciao, noi siamo Federica, Elisa e Mauro e siamo tre volontari del Fai Giovani di Ancona. Ah, ma siete quelli che erano alla Fai Marathon di Ancona? Esattamente noi, più altri 27 giovani volontari. Tre parole per descrivere l'esperienza della Fai Marathon. Che ne dite di divertimento, condivisione e cultura? Come avete scelto i luoghi da aprire? I luoghi da aprire sono stati tre: la necropoli di Villa Rei, la polveriera all'interno del Parco del Cardeto e il bastione San Paolo sempre all'interno del Parco del Cardeto. Abbiamo offerto ai visitatori una sorta di passeggiata nel parco principale della città di Ancona, con l'apertura straordinaria di un sito, quello della necropoli, che offre anche esempi di architettura tombale raramente disponibili nei principali centri delle città marchigiane. Come vi siete attivati? Grande aiuto ci è stato dato dall'Università Politecnica delle Marche, dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici e dal Comune di Ancona. Poi il lavoro e il materiale è stato rielaborato in staff da parte di tutti noi volontari, creando delle schede che sono state lasciate negli archivi a disposizione per le visite future. E poi grande aiuto ci è stato dato da tutti noi giovani del territorio che attraverso i principali social network hanno condiviso l'evento e creato la giusta atmosfera. Il momento più bello della Fai Marathon. Vedere le persone che uscivano con il sorriso una volta terminata la visita. Cosa significa essere un volontario FAI? Significa lavorare con dedizione e passione nel nostro tempo libero per fare scoprire beni della nostra Italia, stupendi e sconosciuti che molti di noi non avevano mai visto. Ciao ragazzi, grazie. Ciao! Ciao.